Ho il piacere di far tornare su questo palco Francesco Franceschini e Rufus. Ciao, grazie. Dove eri andato? Allora, vorrei ringraziare Martina per le belle parole che ha detto sul mio conto. Ringrazio Carlo, naturalmente, che mi ha invitato come ospite di questa serata. E questo libro di cui parlava Martina effettivamente mi sta dando belle soddisfazioni. Io l'ho scritto in un periodo abbastanza triste della mia vita. E è stato pubblicato da una casa editrice piccola ma molto agguerrita, si chiama La Verba Volant di Siracusa, e il libro si intitola Apocalisse in pantofole. È un libro che mi ha spinto un po' anche in giro per l'Italia, perché siamo andati a fare tante presentazioni, siamo in tournée praticamente da un anno e mezzo, siamo andati a Torino, siamo andati a Roma, siamo andati a Lucca, siamo andati a Napoli, siamo andati a Palermo, siamo andati a Catania, insomma abbiamo fatto parecchie centinaia di chilometri, ma è stato divertente e bello vedere come, anche se non sei uno scrittore famoso, ti accolgono spesso con amore e con passione. Ne vorrei leggere un altro frammentino e poi lasciamo la parola e il canto soprattutto a Carlo. Questa parte del libro è nata in un momento di osservazione della realtà, anche qui a Terni spesso, sempre più spesso rispetto a qualche anno fa, assistiamo a scene abbastanza tristi di poveri e di a volte anche barboni che vivono in mezzo alla strada e fanno un po' da contrasto con la ricchezza di certe vetrine, anche se ultimamente la crisi ha impoverito anche quelle. Tu a che cosa pensi prima di dormire? Io ho due pensieri importanti, uno per il fianco sinistro e uno per quello destro. Se mi appoggio sul fianco sinistro, in modo che la testa stia ben riparata dietro la campana della plastica, ricordo Monica che sta a Tirana, il pane che impastavamo alle 5 del mattino, il forno aperto la domenica fino all'1:30, il russo che ogni due giorni veniva a comprare due brioche all'olio che in 10 anni avrà detto 20 parole, due all'anno. Si chiamava Piotr, non era scortese, è solo che non parlava mai. Se mi sposto sul fianco destro, devo allungarmi dalla parte opposta perché non mi va di avere il muro davanti alla faccia. I piedi vanno allora dove prima stava la testa al posto dei piedi, sopra i cartoni schiacciati di latte e sigarette. Sul fianco destro penso ad Alina. Ci andavamo a nascondere nella palestra dove lei insegnava educazione fisica ai ragazzini di 10 anni. Stavamo là la domenica pomeriggio, quando la palestra era chiusa, ed era chiuso anche il mio forno. Non so se a te capita la stessa cosa. È che se sto sul fianco destro non riesco proprio a pensare a mia moglie, se sto sul sinistro non mi va a genio di pensare alla mia amante, forse è una questione di punti cardinali. Dopo un po' che sto disteso su uno dei fianchi comincia a dolermi tutto il corpo, strano che succeda nella mia condizione. Cambio lato e quel che stava sopra va sotto e Monica prende il posto di Alina. Più tardi, se non mi addormento in fretta, mi capovolgo ancora e Alina ritorna. Oggi è un giorno di quelli fortunati. Stamattina, quando mi ha svegliato lo scalpiccio della gente a 1 metro dalla mia faccia, ho trovato un materasso quasi nuovo appoggiato fra il cassonetto e il muro. La settimana scorsa qualcun altro aveva abbandonato un televisore sfondato. A parte che era sfondato, non avrei saputo comunque che farmene. Dove pensi che potevo attaccare la spina? Il materasso invece mi fa comodo, sempre che qualcuno non tenti di fregarmelo. Se Dio vuole, dormo sul morbido da stasera. La primavera è arrivata prima quest'anno, o forse è solo che sono abituato al freddo dell'Albania. Da queste parti, se dice di far caldo, fa caldo anche a marzo. E stasera già fa caldo. Toglierò uno strato di giornali dalla mia pancia. Ho cenato con mezza banana trovata nel cestino in fondo al vicolo e un hamburger del fast food. La fetta di torta l'ho messa via per domattina.
Non mi ci vogliono far entrare al fast food. Due volte ci ho provato, credendo di non essere visto e servendomi da solo, e due volte mi hanno guardato storto mentre mangiavo il mio hamburger. La terza volta che ci sono andato è venuto il direttore a dirmi che lì non ci potevo stare. Aveva un bel berretto blu da coach di baseball, una maglietta con su il logo del locale, un hamburger dalla faccina simpatica che sprizza salse da tutti i pori. Io gli ho detto: ho i soldi per pagare. Lui ha replicato: non è questo il punto. Non capivo quale fosse il punto. Seppure tutti mi vedono ma non infastidisco nessuno e ho i soldi per il mio maledetto Big Mac, perché diavolo non dovrei mangiarmelo in santa pace? Ha voluto che facessimo un accordo. Io non entro più al fast food e lui ogni sera mi fa portare un cheeseburger e una fetta di torta. Io ho chiesto anche le patatine da bere. Lui qualche volta me le manda, le patatine e la cola. Altre volte no. Perché ti sto raccontando tutto questo? Non ho sonno stasera. L'hamburger mi torna su per via della fetta di cetriolo indigesta. Sono a pancia sopra, quindi non posso pensare né a Monica né ad Alina. A pancia su mi viene da pensare alla vetrina di una pasticceria. Non che abbia voglia di dolci, è solo che mi viene da pensarci. Le paste sono come le persone. Ogni pasta ha una sua funzione nella vetrina, un sapore, un colore, un dettaglio che la distingue dalle altre. Qualcuna è acidula perché ci hanno messo troppo limone, qualcun'altra ha la glassa verde pistacchio, una è così gonfia di crema che sta per scoppiare, una è di sfoglia rinsecchita, una è trionfale, con la sua mousse di cioccolato che sembra la stola di una regina, una alticcia di rum tremola ogni volta che la tenaglia della commessa la sfiora. Sono come le persone, le paste. E come le persone sono differenti fuori, ma hanno tutte lo stesso sapore. E io? Io che pasta sarei? Oh, immagino una di quelle nere e tonde che da ragazzino, quando le sceglievo, mio padre diceva: sono fatte coi rimasugli delle altre quando raschiano le teglie. Dentro, infatti, ci trovavo un po' di tutto: scaglie di cioccolata, biscotti frantumati, frutta candita, pan di Spagna. E anche dentro di me c'è un po' di tutto: dolore, rassegnazione, distacco, speranza. Ecco cosa sono io: una raschiatura, un rimasuglio dell'umanità. E non mi dispiace così tanto. Da pasta nera e tonda osservo il mondo che va in diretta davanti ai miei occhi. Non mi serve la parabola né il decoder, osservo e lo lascio fare, mentre svolge i suoi riti stagionali e mentre s'affretta su una strada che più corri e più si allunga. Tu credi d'essere più fortunato di me? E poi non sono solo, come potresti pensare. Ho degli amici. C'è una donna enorme che viene a sfamare i gatti. Beccheggiando nel vicolo biascica di un'iguana, chiede a tutti quelli che passano se hanno visto quello schifoso rettile. Le parlo a volte. Lei non mi risponde mai. Per essere matta, è matta. E forse anche sorda. O forse lei non mi vede, ma io continuo a parlarle, la chiamo col suo nome, le dico: smetti, stupida, di cercare l'iguana, contentati dei gatti. Non mi dà mai soddisfazione. Continuo a parlarle finché lei non apre il cartoccio di avanzi e la colonia felina non arriva, e in un attimo i suoi piedi spariscono sotto quel tappeto di vibrisse, pelo e miagolii, e poi riparte in cerca del suo rettile. Altre volte, come stasera, appena scurisce vengono a trovarmi tre o quattro amici. Portano una tanica di benzina, un fiammifero. Mi cospargono di benzina, mi danno fuoco e stanno lì a guardarmi crepitare coi miei giornali e la giacca bisunta. E poi se la danno a gambe e io finalmente posso dormire. Non hanno capito e non ricordano che mi hanno già bruciato l'anno scorso. È che più di una volta di morire io non sono capace. Grazie. Rufus.